Informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Via! Cade la neve su ponti, strade, fiumi e città. Scende la neve quanto non si sa. Buongiorno, Stai primo mangiando? appuntamento, beh faccio un po' merenda, eccoci qua nell'appuntamento del mattino delle 9.50, saremo con voi fino alle 10.30, quindi rilassiamoci, beviamoci anche, voi magari potete bere un buon caffè mentre state seguendo Casalotto. Una bella puntata anche stamattina con me, ma soprattutto con i consigli dei nostri esperti, ma in studio fisicamente abbiamo Marco, quindi ben ritrovato, Ciao, ciao ciao! Sheila, un buon mercoledì mattina a te, quindi buona colazione, te la lascio Era uno finire. snack, una Ma sì, tanto guarda, merendina. io tra poco corro di là, quindi puoi tranquillamente finirla, tanto la mattina qua è sempre così, io ho in bocca anch'io un pezzettino, di caramella ovviamente, non di altro. Adesso andremo tra pochissimo in redazione, andremo a ricordare, poi lo faccio con tutta calma, poi abbiamo comunque tutta la giornata per andare a vedere le vincite di ieri sera, altra bella estrazione commentata al filo proprio per quanto riguarda insomma i risultati ottenuti, ci arriviamo. Un pezzettino alla volta, intanto ricordiamo che ieri sera era la settima, quindi settima estrazione del mese, siamo esattamente a metà. Ne abbiamo davanti a noi ancora sette, perché ce ne sono appunto 14. Questo straordinario appuntamento della mattina che ci sarà finché le estrazioni saranno così, appunto, vi dà un unico consiglio. Quindi io inizio tra pochissimo, adesso sentiamo velocemente gli argomenti, poi sapete che la mattina ho la parte iniziale dove io posso andare subito in redazione, magari diventa noioso per qualche minuto in più di promozione, ma avrete una grande possibilità, anche perché la scelta di un unico portale con soli due contenuti è quello che andremo a vedere. Sentiamo gli argomenti e poi andiamo di là. Allora Marco, con te lunedì abbiamo iniziato a parlare un po' di Festival di Sanremo, iniziano a trapelare già i primi nomi come Fedez, invece parliamo di Isola dei Famosi dove iniziano a trapelarne già qua i primi nomi della prossima edizione che dovrebbe partire fine febbraio, subito dopo la fine del Grande Fratello, ma comunque iniziano già a farsi appunto i primi nomi. Asia Argento pare essere tra le più papabili, insomma, dalla produzione. Poi vi racconteremo una storia molto molto bella, vera e assurda, l'Isola delle Rose, che alcuni di voi magari la conoscono, altri proprio magari seguendo questa puntata ne verranno a conoscenza. E poi storie di animali. Qua ci spostiamo in Cile, perché un giovane venezuelano ha salvato, tre cani da un edificio in fiamme. Una bellissima storia con un bel lieto fine. Queste sono un po' le storie, insomma, gli argomenti. Ci arriviamo un pezzettino alla volta, io ho i miei 5 minuti e allora corriamo di là perché li usiamo tutti per dare l'anticipazione, poi tante amiche e amici arrivano in ritardo alla mattina, insomma per quanto riguarda il primo appuntamento tutto dedicato all'ottava estrazione del mese dove andiamo a parlare di 90, ovviamente non può mancare, lo stiamo vedendo e vincendo con una discreta regolarità e poi attenzione, io ve l'avevo già detto, anche ieri sera abbiamo osservato i radicali dell'otto, bene, in ambo eterno sono già costruiti per le ruote migliori, ma andiamo a vedere dove si trova questa roba. Eccoci, 89, 22, 77. Allora, questo mercoledì mattina abbiamo solo io e Lio scelto di usare l'otto flash, quindi da qui alla fine io non ho altro da portarvi, anche se finite le linee, non aggiungo nient'altro, perché
perché i radicali dell'otto li vediamo, sono più che maturi, abbiamo già avuto grandissimi risultati, poi anche nel pomeriggio ne commenteremo di nuovi. E beh, lui non può mancare, sicuramente diciamo un po' più stitico rispetto a quella che doveva essere la sua presenza, ma abbiamo superato bene ieri sera la settima estrazione del mese e allora adesso bisogna dedicarsi un po' di più a questo numero. Qualcuno dirà, vabbè, ma ne parlate sempre bene, adesso di più, perché abbiamo queste sette estrazioni davanti a noi molto importanti, non tanto per il 90, ovviamente se c'è è quello, ma per la chiusura statistica di tutto ciò che ruota intorno al 90 alla fine dell'anno, e qua dovete esserci. Poi, per dire che schifezza non ho vinto, c'è tempo, per averli non ce n'è. Adesso, nell'89-22-77, portale a basso costo con solo questo contenuto, lambo alterno col 90 e lambo alterno già strutturato, attenti, è già diviso in ambo eterno, perché altrimenti i radicali sono 4, diventa un casino scomporre gli ambi eterni. No, abbiamo trovato io e Lio qual è il prossimo ambo e il prossimo terno di questi radicali, quali sono le ruote, attenti sull'ottava estrazione, guarda caso, del mese di dicembre, quella appunto prossima di domani. Vi aspetto con Lio, tasto 3. Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale è libertà, chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale, eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno ogni cosa cambierà. Lo sa già, lo sa già, in quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale è libertà, chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Lo sa già, in quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno ogni cosa cambierà. Lo sa già, in quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, chi lo aspetta lo sa già, in quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Eccoci qua.
qua, allora ritorniamo insieme, occupiamoci della prima notizia perché appunto si sta già iniziando a parlare anche di nuova Isola dei Famosi 2021 che pare possa iniziare subito dopo o poco dopo, insomma il Grande Fratello finirà i primi di febbraio, quindi può essere che poi a fine mese appunto dello stesso di febbraio potrebbe iniziare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Quest'anno alla conduzione la bellissima Ilary Blasi, affiancata come poi inviato dovrebbe essere Alvin, con il quale poi hanno anche condiviso l'esperienza di Eurogames lo scorso anno, sempre su Canale 5, sempre di lunedì sera sarà l'appuntamento. E è già in moto da diverso tempo, si stanno già organizzando. Pare non sia più in Honduras la location, ma sono puntati sulle Isole Canarie. E si sta organizzando ovviamente anche il cast del programma, ancora nessun provino particolare, ma pare che in cima alla lista dei nomi la produzione del programma vorrebbe reclutare per la prossima edizione appunto Asia Argento. Ma vedremo, tra l'altro ricordiamo che appena da poco ha anche perso la mamma Daria Nicolodi, lei ricordiamo che ha partecipato anche a altri reality show in stile un po' adventure, ha fatto Pechino Express l'anno scorso ed era in coppia con Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, ma ha anche fatto parte poi del cast nel 2016, non me la ricordavo, a Ballando con le Stelle qualche anno fa. Che bella che era qua Simona ai tempi. Ma perché tutta questa Simona? Non lo so. C'è un motivo, Fede? No. Ah, okay. Era una carrellata dei vincitori di delle varie passate edizioni. Anche perché lei c'è stata poi all'interno dell'isola. È l'unica Simona, al mondo ad averla condotta e poi essere dopo stata essere poi... Delle... Che devo dire, è un'inversione di ruoli non da poco, Quindi ha avuto anche un grandissimo coraggio. No, la vedevo però tanto. Però che bella che era lì qualche anno fa. È stata ancora oggi. Infatti sì, adesso si è un po'... Il suo declino di carriera mi è molto dispiaciuto. Perché è stata tanto odiata. Poi vabbè, insomma, carattere magari un po' particolare, ma... giusto averlo in certi ambienti. Però aveva quella grinta che a molte conduttrici oggi che vediamo manca. Sì. E lei credo che abbia anche sdoganato un po' di cose nel modo di condurre. Ma anche ai tempi di quelle del calcio, ti ricordi? Sì. Insomma, un po' manca quella Simona Ventura di quei tempi. Io l'ho amata alla follia, in una splendidissima forma. Molto bene, vabbè, insomma, aspettiamo che come parta. La vedi come Asia Argento? È tenace, assolutamente, ce la vedo bene. Non la vedrei mai in gabbia, invece, tipo un Grande Fratello. Lì dentro credo che non... No, mi sembra una troppo libera. Quindi ci sta, allo stato brado, insomma... Anch'io la vedo, ce la vedo molto, ce la vedo, dai. Ecco, credo che sia una specie di habitat naturale, no? Quindi anche le difficoltà che devono... sostenere. Sì, ce la dai, vedo speriamo bene. Ci possa essere. Ma c'è insomma, solo lei, quindi mettono accordo. Lei e basta. No, però al momento Marco, al momento abbiamo solo questo nome, Asia Argento. Poi sicuramente ci sono anche quelli che si autocandidano, che vorrebbe magari vorrebbero. Poi ci sarà il mondo degli influencer che nessuno sa chi sono, se non in pochi. Ecco, o per farsi conoscere, perché per un po' anche per l'epidemia che è accaduta quest'anno, molti artisti sono fermi da tanto tempo, quindi fa gola un po', quando arrivano i reality per farsi un po' anche rivedere. Quindi sarà una bella lotta, il cast dell'Isola dei Famosi, vedremo. Avremo modo anche qua di parlarne. Tu ci andresti? Ma sì, ma tu lo sai che è già... All'isola? No, io neanche morto. Credo che ormai è 2 anni che ho rinunciato al provino, ma se no ogni anno... No. È 5-6 anni che io provo, ma alla fine romperò talmente le scatole che mi prenderanno. È il mio... chi mi conosce lo sa che tra tutti i reality in Call Position per me c'è l'isola. Io ce l'ho nel... Lio lo sa, che Lio è un po' come me, gli piacerebbe anche lui fare l'isola. Ma secondo me voi andate perché non vi danno da mangiare. Io invece vado al Grande domani. Fratello perché c'è pieno di patatine, ce n'è lì un bel bancale. Tu sei più da Grande Fratello, no, io non andrei lo da nessuna so. Parte, nel senso che con gli anni ho cambiato un po' magari l'opinione. Anche perché sigarette e caffè all'isola, Marco, guarda, quello delle sigarette potrebbe essere, l'unico motivo per mettermi su un'isola è smettere di fumare. Sono sicuro che batterei la testa contro una palma perché i muri non ci sono. Però, no, ma è proprio l'idea di quel tipo, ma assolutamente lo spirito d'avventura. Non ce l'ho, purtroppo quello mi manca, mi adatto a qualunque cosa, però quello è un adattamento che secondo me è un po' troppo apocalittico, per il mio modo di vivere.
E quindi non potrei... Allora, io e Lio siamo più da Isola dei Famosi, Marco più da Grande Fratello. Ma sai, io ho dei seri problemi, a parte il fumo, quelli che possono essere vizi, no? Che te li puoi anche... ti puoi imporre di toglierteli, quindi potrebbe essere una bella sfida, se no poi gli vieni a casa. Ma quelli mangiano i granchi, i pesciolini, io non mangio quella tu roba lì. Tu non mangi pesce? No, ma non potrei. No, lo so, è vero. No. Beh, non è una passeggiata, perché no, comunque... ma dovrei vivere di riso in bianco, ecco, no? Ecco, sì. No. Vabbè, potrei anche fare... No, ma non mi piace proprio l'idea di quella roba lì. Sai, una spiaggia al mare, meraviglia, ma in quelle condizioni anche no. No, poi penso ad altre cose che magari, ecco, televisivamente è meglio non dire, ma a me quel zero igiene, perché poi insomma sono un po' limitati. No, poi all'isola esce anche a volte il peggio di ognuno di noi, perché, sì, perché lì tiri la davvero, fame, sì. Il sonno ti viene tolto perché si dorme male, sì. Spesso vabbè in Honduras poi tante edizioni di diluviava. Beh, ma sai, zero agi, cioè, ecco, non c'è neanche il cesso, ecco, lì no, volevo arrivare, ne hai. No? Quindi mi ci vedo. Ti cambia radicalmente proprio. Dietro le palme, no, insomma, credo che sia abbastanza. No, ma no, assolutamente no. Pechino Express? Eccolo lì. Lì già è un'avventura e un modo di tirare il proprio. Quello sì, quello per me è meraviglioso, quello è proprio divertente. Sì. Sì, non saprei proprio come cavarmela, però ecco, quella sarebbe una bella sfida. Immaginavo, assolutamente, dai, bene, sì. Bene. No, ma l'isola no, mi piace vedere loro in difficoltà, anche perché poi appunto è l'isola dei famosi, no? A volte non saprei neanche chi sono, però abbiamo provato a vedere persone anche di un bel calibro, no? Di una certa notorietà. Cedere proprio, crollare. Cedere, ma sai, beh, poi noi pensiamo che carriera questi hanno avuto, magari sono andati dentro anche un po' attempati, in quali agi hanno vissuto, perché ma sai... ti spogli di tutto, sì, quello e che... deve essere ancora più difficile. Sì, perché sai, certo, una persona normale che comunque è abituata a non tirare a fine mese, a un certo punto del mese del dire ok, abbassiamo il tiro sulla spesa e quindi anche l'alimentazione, no, la fai magari con prodotti, insomma, diciamo che nella vita normale, certo, non c'è il riso e i granchi, però è più normale, quindi potrebbe essere anche divertente per persone che hanno vissuto nella totale agiatezza e quindi insomma hanno avuto magari le migliori case, i migliori hotel, insomma vite di un certo genere, trovarsi lì così deve essere bello pesantino, ed è quello che io amo vedere, purtroppo questo è il mio brutto lato di vedere magari un personaggio che mi sta anche un po' sui maroni e vederlo in difficoltà, devo dire che mi crea gusto, quindi speriamo di dai, vedere vedremo, dei bei personaggi. Vi aggiorneremo man mano che il cast insomma si riempirà e ci sarà poi anche una data ufficiale. Marco, vai di là, dai. Ah, guarda, tanto è ancora la stessa, io la riapro perché abbiamo chiuso le prime linee, insomma quelle che io ho alle 9:50 in questo mercoledì mattina, torno ad aprire l'8 flash con questo piccolo contenuto, perché stiamo parlando di un ambo, un terno dedicato al numero 90 e attenzione, avete visto, quindi insomma se ne è parlato tanto in questi giorni, è ancora iperpresenza dei radicali dell'8. Li abbiamo già divisi io e Lio, perché la quartina 880, 88, 89, che se andiamo a vedere fino a ieri sera, quindi su 7 estrazioni, ha una presenza importante. Abbiamo vinto l'880, l'88, 89, una serie di ambi con l'88, una serie di ambi con gli 89. Ora, a conti fatti, è innegabile che abbiamo vinto di più con i radicali dell'8 che col gioco del 9 e del 90, che hanno dato 4 risultati, ma assolutamente interessanti, ma invece sui radicali dell'8 ci sono state tutta una serie di condizioni che hanno risposto. Ora devono esserci ancora loro, quindi l'ambo e il terno è costruito sui radicali dell'8 ed è importantissimo per l'ottava estrazione, cioè quella di domani. Venite con me. Rieccoci, 89-22-77, sarò velocissimo anche perché tanto vi ho già detto tutto, ve l'ho ripetuto e ve l'ho spiegato di là, il contenuto è ambo eterno col 90, andiamo avanti perché comunque 4 sono stati i grandi risultati e qui io vi voglio perché l'ambo eterno nei radicali dell'8 rappresentano per domani sera, in realtà ne vedremo degli altri, preparatevi perché anche il terno di radicali è qualcosa di bellissimo e non improbabile. Ora, sui radicali dell'8 non c'è più niente da dire perché andiamo indietro tra ieri sera e la prima del mese, quindi prendiamo le prime 7 di questo mese, guardate, anche se poi magari non ci stavate seguendo nei vari consigli che si sono trasformati poi in risultati,
quante volte sono usciti. Andate a contare quanti 8, quanti 80, quanti 88 e 89. Bene, si devono rincontrare ed è semplicemente un ambo interno. Quindi questo è tutto ciò che troverete nell'89, 22, 77. Tasto 3, vi aspetto con l'io. La cravatta non la voglio, no. Nel berretto verde col pompon. No, gli slip rossi porta fortuna. Niente sciarpe, ne ho già più di una. Sempre mi tocca accettare il dono che tu mi vuoi fare. Sempre mi becco quel pacco. Inutile, strano, bislacco. Quindi non ti offendere se quest'anno il dono scelgo da me. Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Niente tazza per la tisana, niente calze pizzicose in lana. E non voglio il fermacarte strano, l'orologio che va troppo piano. Sempre mi arriva qualcosa che poco al mio gusto si sposa. Sempre mi devo cuccare quel che mi vuoi rifilare. Quindi non ti offendere se quest'anno il dono scelgo da me. Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Natale fai da te. Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. La cravatta non la voglio, no. Nel berretto verde col pompon. No, gli slip rossi porta fortuna. Niente sciarpe, ne ho già più di una. Sempre mi tocca accettare il dono che tu mi vuoi fare. Sempre mi becco quel pacco. Inutile, strano, bislacco. Quindi non ti offendere se quest'anno il dono scelgo da me. Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Niente tazza per la...
siete pronti? Rilassatevi, perché adesso vi raccontiamo una storia bellissima che secondo me veramente pochi sanno. Allora, intanto, quanti stati ci sono sul territorio della penisola italiana? Distinto verrebbe da dirci una, l'Italia. No, tre. Poi se ci pensiamo bene, infatti, bravo Marco, okay. Vabbè, Vaticano, c'è San lo stato Marino. Il Vaticano e San Marino. Ma negli anni 60 ce n'erano ben 4. Qua devo girare il foglio, no, perché... Questa non la so. C'è tutta la storia. Federico, bravo che l'hai trovato, perché anch'io non la conosco. Aspetta che mi metto comodo, che questa mi interessa. Ecco, vai. Eccola qua. Cos'è quella roba qui? Siamo al largo della costa romagnola e per qualche mese è esistita la Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. Questo era il nome di questa isola. Una nazione autoproclamata e mai riconosciuta da nessuna istituzione politica, protagonista di una storia veramente però sorprendente. L'idea di fondare questo piccolissimo stato in mezzo al mare fu dell'ingegnere bolognese Giorgio Rosa. Essendo in mezzo al mare, verrebbe da pensare che fosse su un'isola, invece dalle immagini che abbiamo visto, tutt'altro. La superficie accoglieva la Repubblica delle Rose, che fu costruita ad hoc da una società dall'ingegnere. Consisteva in una piattaforma artificiale, si vede benissimo, di circa 400 metri quadrati, che sorgeva a circa 11 chilometri e mezzo dalla costa riminese, in acque allora internazionali, quindi di nessun stato in particolare. La prima sottrusa prese forma nel 65, ma come racconta Alessandro Biamonti nel suo libro, nel 66 è stata definitivamente ancorata al fondale. La costruzione, che prevedeva, pensate, 5 piani, era costituita da calcestruzzo armato e acciaio, ospitava un bar-ristorante, un ufficio postale ed era dotata di un attracco per i battelli, perché l'obiettivo ovviamente di questa curiosa iniziativa era quello di fornire, come si vedono anche da queste immagini, turismo dalla zona, quindi le imbarcazioni dei turisti iniziarono così a includere l'Isola delle Rose, che è bellissimo già il nome, nei loro itinerari vacanzieri. Veltrone a questa storia ha dedicato persino un libro, però i politici italiani nel tempo non presero di buon grado la proclamazione da parte dell'ingegner Rosa di uno Stato indipendente avvenuta il 1 maggio del 68. Siamo quasi alla fine. Una formazione politica con tanto di bandiera, contro rose rosse, che batteva moneta, il MIL, disponeva di un suo governo, di una stazione radiofonica e che emise anche due serie di francobolli. Cioè, pazzesco. Di più, la Repubblica delle Rose aveva anche una lingua ufficiale tutta sua, tra l'altro, tanto artificiale quanto la piattaforma su cui sorgeva. Si trattava dell'esperanto, un sistema linguistico inventato a fine 800, ma tutti le hanno pensate, compresa da tutti i popoli del mondo. L'esperimento di Rosa si concluse però, siamo nel giugno del 68, a pochi mesi dall'autoproclamazione, quando l'isola fu occupata poi dalle forze di polizia italiane e sottoposta al blocco navale. Insomma, siamo nell'inverno del 69 e gli incursori della Marina hanno fatto saltare la piattaforma, quindi non c'è più, non esiste, con due diverse esplosioni controllate da 527 kg di tritolo, cioè proprio la volevano veramente cancellare. Impossibile rimanere indifferenti a una storia tanto affascinante in quanto però appunto poco conosciuta. E proprio in questi giorni su Netflix, torniamo a parlare di Netflix, visto che con te abbiamo parlato anche del musical di Meryl Streep, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, film di Sidney Sibilia che vede fra i suoi interpreti Elio Germano nei panni dell'ingegnere e Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti. Beh, un cast bello tosto. Ma sai che sono proprio un pirla, perché è un titolo che ho visto, l'ho schiacciato, ho iniziato la prima scena così e poi ho cambiato. L'incredibile storia dell'isola, non ti ha affascinato già il nome? Sì, ma cioè, il fatto è che... L'Isola delle Rose? Non l'ho ancora visto, ma è già da pochi giorni che... Bene, quindi perfetto, anche perché allora questa storia non la conoscevo. Certo, io mi aspettavo un qualche cosa di diverso, infatti pensavo in qualche isolotto dove magari sapevo, invece c'erano delle talee di rosa meravigliose, quindi mi aspettavo una roba un po' più naturalista, invece è un progetto. Certo, siamo negli anni 60, si fumavano anche i copertoni, quindi insomma la gente era ben fuori di testa, però molto più originali di oggi.
Credo che scegliere in acque internazionali, quindi terra di nessuno, poter approdare, beh, è una genialata sta roba. Sì, però... Certo, è un po' piccolina, però poteva espandersi e quindi diventare un qualche cosa davvero di attrattivo. La genialata di questo, allora, intanto merita sicuramente di essere visto. Cos'è, film o serie? Sarà un film, dai, una serie mi sembra troppo. È un film, è un perfetto. Film, sì. So già cosa guardare. Speriamo stanotte. Che renda... perfettamente l'idea e la storia. Ma la racconterà di stacchiata, che sembrava più una roba da andare a pescare. Una su, petroliera, che, ma sì, no, adesso non mi viene il nome, ma in Emilia ce n'è tante vicino al Po di ste robe di che poi calano le reti. Sì. Adesso mi viene in dialetto, quindi evito. Vabbè, comunque quella roba lì. E bella però l'idea, mi piace. E saranno già stati stanchi anche loro di vivere qua e quindi hanno cercato. Vabbè, carina, molto carina. Sarà, esatto, scoprirla un po' meglio, visto che è anche a disposizione, vedrò il film più che volentieri. Tu che, ci sarà che un motivo, di notte no? Sei sveglio, sì, fai ma zapping. Perché volevano andare lì, creare questa roba? Ovviamente non è un'isola, per cui è anche molto pericolo e chissà i soldi che sono stati spesi, no? Io perché penso che se il film è stato fatto bene è una bella storia, quindi sì. Sì, bene, merita. Molto bene, allora tra pochissimo torniamo a chiacchierare e sì, mi aspettavo di dire qualche rosa magari un po' particolare, io poi le amo alla follia, invece di manco un fiorellino c'era su, era abbastanza sterile come struttura. Cemento, esatto, acciaio. Esattamente, andiamo di là, sarà più un locale notturno, ecco, che un nuovo però stato. Però c'era la posta. Sì, i francobolli. E i francobolli. E la moneta. E l'esperanto. Cioè, vabbè, andiamo dai, andiamo di là. E, beh, c'è del genio dietro alla scelta del limo. Insomma, vabbè, qualcuno potrebbe fare, ma dov'è che c'è un territorio che si può colonizzare? Non lo so, in Lombardia, un pezzo di... sarebbe bello comprare un bosco e poi, vabbè, ma non si può. Andiamo di là e andiamo a rivedere questa unica traiettoria che si dedica ancora al gioco del 90 col suo ambo e il suo terno e, attenzione, lo ripeto ancora, ai radicali dell'otto. È l'ultima volta che noi possiamo vedere questa condizione, portale unico, quindi ancora l'otto flash rivolto a tutti voi, perché quella di domani sarà l'ottava estrazione del mese ed è solo in questo appuntamento che questo contenuto vi viene portato. Andiamo, è in esclusiva. Eccoci, allora non vi annoio oltre, tanto ve l'ho già ampiamente detto, mi rivolgo a chi è arrivato in ritardo, che prima non ce l'ha fatta, e vi ringrazio perché anche questo mercoledì mattina avete scelto l'89 22 77, che ricordo aperto da reti fisse dai cellulari, per avere l'ambo interno col 90, quindi andiamo dritti su una traiettoria importante, e il meraviglioso mondo dei radicali dell'otto già scomposti in un ambo e un terno. Sparisco, tasto 3, ultima possibilità per oggi di averli. La neve su ponti, strade, fiumi, città. Scende la neve, per quanto non si sa. Vola la neve, dove si poserà. Cade la neve, farfalle della felicità. Il mondo splende di luce speciale. Nel cielo scuro della sera gioca la neve, freschissima e leggera. Fiocca la neve sulle speranze, sopra i destini. Danza la neve sui sogni dei bambini. Il mondo splende di luce speciale. Sopra il ramo di un pino. Natale nasce quando nasce un bambino. Il mondo splende di luce speciale. Luce che imbianca questo Natale. Il mondo splende.
luce speciale, luce che bianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che bianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che bianca questo Natale. Tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale, caramella, Natale, cioccolato, la zuppa è sempre quella del Natale zuccherato. Quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale quello che manca è un Natale punk, quello che manca è un Natale punk. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale scintilloso, Natale brillantante, Natale sempre quello molto poco entusiasmante. Siamo quasi in chiusura, ma vi raccontiamo questa storia dei nostri amici animali, perché veramente un giovane venezuelano ha salvato la vita di tre cani in un incidente che è stato scoppiato in un edificio della capitale del Cile martedì scorso. Praticamente lui però si è accorto che nei piani superiori c'erano ancora tre cani, lui non ci ha pensato due volte, è entrato, ha rischiato la vita per salvarli, è corso fino al terzo piano, e qua lo racconta la fidanzata perché lui purtroppo adesso non lo può raccontare. I tre cani dice che non si muovevano, lui li ha portati in salvo, ha usato tutti gli estintori. Questo è il ragazzo e questi sono, credo, sì, i tre cani, uno, due, arriverà forse anche il terzo. Questo è l'edificio in fiamme. Il ragazzo ha un nome, si chiama Frenzy Ron, è giovanissimo, appunto 20 anni, è riuscito a portarli in salvo, per lui però le conseguenze sono state dannose, perché al momento purtroppo il ragazzo è in coma farmacologico, perché durante il salvataggio non aveva nessun tipo di protezione. Subito dopo aver salvato il cane ha infatti iniziato a sentirsi male ed è stato trasportato in ospedale a causa dei seri problemi respiratori. Sono in tanti a pregare per lui in questi giorni e a sperare che si riprenda davvero presto. Quindi anche noi ovviamente ci auguriamo. I tre cagnolini sono salvi, siamo contenti, però speriamo che veramente anche lui ce la possa fare. Giovanissimo, pensa a te, incredibile. Certo che a volte il cervello ha delle reazioni, sì. Perché istintivamente, sì, certo, poi sarebbe, beh, certo saranno suoi i cani, non credo di un altro, però anche lì ci sta anche questo, di un'altra persona. No, però lui non è di lì. No. E non è chiara sta roba. No, ancora, non credo che fossero, cioè, i suoi. Vale ancora di più, no, l'idea. Però non ci sono parole, non lo so, perché poi il gesto è sicuramente straordinario, arrivare a farlo, no? Non so io se telerei o penso, non lo so. D'istinto certo ti viene, però poi ci vuole anche il coraggio di buttarsi in mezzo delle fiamme. Poi tre, non uno, sai, uno lo prende in braccio, tre, poi non erano proprio piccolini, insomma, taglia media. Abbiamo un minuto allora, Marco. Intanto, sì, no, adesso ci salutiamo. C'ho il pensiero su questo, poverino. Poi speriamo veramente si sì, riprenda. Esattamente, se lo stramerita, insomma. Quindi. Direi.
Assolutamente. Va bene, siamo al termine. Noi ci rivediamo oggi pomeriggio 14.34, quindi andiamo avanti con i nostri appuntamenti, tutti dedicati all'ottava. Ricordo che il contenuto del portale che abbiamo visto è riservato agli amici in questo momento del mercoledì mattina. Vi ringrazio e ci vediamo più tardi. Grazie. Ciao Marco, oggi 14.35 ritorna Arianna a farvi compagnia. Per quanto mi riguarda, vi aspetto di nuovo la prossima settimana. Quindi un bacio grande, ciao a tutti e buona mattinata. Casalotto torna in diretta al pomeriggio. A più tardi. Ciao, grazie ancora. Marco, ciao Lio, saluto anche te, ciao.